oggi sotto i riflettori il mondo dei dilettanti. Lei ha detto Arezzo è la seconda provincia in Toscana dopo Firenze per numeri, quindi è giusto dare i riflettori a questi ragazzi. Sì, questo è vero, sono come numeri, siamo lì, siamo vicino, c'è vicino anche Lucca, qualche volta sopra Lucca, però quest'anno siamo leggermente sopra Firenze, è praticamente irraggiungibile. E noi come invece come provincia siamo proprio là, ma la cosa più bella è quella che ci sono più società dalla seconda categoria all'eccellenza di tutta la Toscana. Mi sembra anche vicino a Firenze proprio come categoria, e questo anche Mario Tralci, forse questa sera sarà qui presente, sarà molto più preciso di me. E Arezzo sta lavorando molto bene, le società stanno lavorando molto bene, e in particolar modo il settore giovanile, che ci dà grosse soddisfazioni perché sono competitivi, ma non quanto competitivi quanto praticamente sono molto precisi in tutte le situazioni, le scadenze e anche in base al regolamento. Poi la disciplina, si sa, la disciplina in calcio è giocato con i piedi, ma non abbiamo avuto grossi problemi problematiche con gli arbitri, dunque noi quest'anno chiudiamo un campionato, chiudiamo una stagione bellissima e da ricordare. L'idea di New Medar, come la... È stupenda, quando Matteo Marzotti insieme ai suoi colleghi sono venuti da noi in federazione, dalla nostra delegazione, io ho chiamato subito Mario Tralci, il consigliere, dicendo guarda succede questo, vengo subito perché è un avvenimento bellissimo, come dico io, perché si ricorda perlomeno quei sacrifici che fanno non quanto i giocatori ma quanto i dirigenti stanno facendo, le famiglie, i genitori stanno facendo praticamente per questo sport che forse, lasciatemelo dire, è lo sport più bello del mondo. È andata questa prima sessione, ora ovviamente mancano le categorie superiori, però grandi elogi, l'abbiamo appena sentiti da parte anche dal presidente della federazione, la vostra idea assolutamente è piaciuta. Ci fa piacere anche perché insomma, è stato tanto lavoro dietro per mettere tutti d'accordo, no? Però alla fine l'intento era quello, mettere insieme Federazione Italiana Gioco Calcio, mettere insieme gli arbitri, le squadre, e poi alla fine abbiamo visto qui il calcio di tutta la provincia, no? Dal Bibbiena, dal Casentino fino alla Val di Chiana, Senese con il Foiano, abbiamo visto tutti. Speriamo che sia una cosa che sia piaciuta e che sia piaciuta anche agli sponsor, perché alla fine senza il contributo degli sponsor non sarebbe stato possibile realizzarla. Quindi i giornalisti non sanno solo scrivere, eh? No, i giornalisti sanno anche organizzare degli eventi, è quello che proviamo a fare come cooperativa New Mediar, è il primo grande evento che organizziamo, abbiamo già trattato un po' il tema politico, lo faremo di nuovo con un altro evento tra confronto tra candidati a sindaco, ci stiamo dando da fare, siamo una cooperativa giovane e questa mi sembra una bella serata, una bella festa con tanti ragazzi che sono intervenuti qui. A me sarebbe piaciuto onestamente quando ero un giovane calciatore, non molto forte, ma ricevere un premio in una serata del genere.